Match di oggi che si disputa all'estadio El Alcoraz di Huesca. C'è grande attesa fra il pubblico. Commenti alle cronache come sempre c'è Stefano Nava. Si giocano un'intera stagione di 90 minuti, ultima possibilità per loro per conquistare la promozione. Sarà una gara spettacolare, almeno questo pensa Stefano. I tifosi chiedono ai propri giocatori un ultimo sforzo, Pier. La prospettiva di salire di categoria è molto allettante. Non possono lasciare sfuggire questa occasione. Allora ecco questi ultimi 90 minuti da giocare con il coltello tra i denti, a caccia dell'unico risultato che garantirebbe loro la promozione. La vittoria! Brutta rimessa qui. Posizione ideale. Palla che si perde sul fondo. L'arbitro assegna la rimessa. Occhio in questa situazione. Hernandez. Garix. Hernandez. Bassong. Passaggio impreciso, pallone intercettato. Derdiok. Matisse. Capisce tutto il difensore, ottimo intervento. Pallone invitante. Palla sportellata qui. Hernandez. Garix. Riconquista la palla. Buono l'anticipo del difensore. Hernandez. Royce. Derdiok. Tocco verticale interessante. Poi c'è il pallone giusto. E il portiere dice di no. Royce. Occhio al rimbalzo. C'è il pressing. Perdono il possesso del pallone. Pressing che funziona, il pallone recuperato. Occhio, cerca l'area di rigore. Può metterla in mezzo. Palla consegnata agli avversari. A campo a disposizione. Hernandez. Entra in modo perfetto. Si ripartirà con un fallo laterale. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Hernandez. Garix. Legge bene la traiettoria qui. Guadagna metri. La rimette dentro. Occhio al tocco interessante. Rimessa con le mani da buona posizione. Perdono il pallone. Si ripartirà dunque con la rimessa dal fondo. Ottimo recupero della tre quarti avversaria. Apre il gioco.
Royce. Bocca. Palla che esce, sarà fallo laterale. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Si ripartirà con un calcio di punizione. C'è il tocco corto. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Royce. Intervento fondamentale in area di rigore. C'è il pressing sul portatore di palla. Prova ad andare lungo sulla corsa dell'attaccante. Adesso è solo, porta vuota. Deviazione fondamentale del difensore che salva la porta. Ah beh, questo è quasi un gol. Ha impedito una rete sicura all'attaccante. Era già pronto a esultare. Non corre rischi, sceglie i pugni. Libera di testa al lato. Contrasto pulito, pallone in out. Regala qui il pallone. Può metterla da lì. Palla che colpisce la traversa e torna in campo. Tutto fermo, c'è fuori gioco. E si chiude qui il primo tempo. 0-0 alla fine dei primi 45. Match che è ripreso, si riparte dal pareggio con cui si è chiusa la prima metà di gara. Bocca. Hernandez. Matisse. Royce. Derdiok. Palla allontanata e pericolo scongiurato per la difesa. Hernandez. Buona rete di passaggi. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Ottimi i suoi passaggi oggi. Garis. Grande recupero in area. Occhio al traversone. Palla lunga sul secondo palo. Intervento decisivo sulla linea. Vantaggio solo sfiorato, si staranno ancora chiedendo ma come ha fatto il portiere ad arrivarci. Regalano palla agli avversari. Era già ammonito, attenzione, vediamo cosa decide l'arbitro. C'è stata la deviazione, l'arbitro assegna la touche, la rimessa con le mani. Altro possesso gestito male. Garis.
Recupera palla, intercettando bene il pallone. Palla in out, ci sarà la touche, la rimessa laterale. Garis legge bene una situazione pericolosa, è in buona posizione, entrata decisa, perdono palla banalmente. Vediamo cosa inventa ora, può ricevere una posizione interessante. Il direttore di gara concede il vantaggio, sembra la scelta giusta. Prova a rubargli il pallone. Royce. Hernandez. Apre sulla fascia. Sventa qui la minaccia. Hernandez. Bocca. Derdiok. Si avvicina all'area. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. Bravissimo qui il difensore che recupera. Ottimo recupero della tre quarti avversaria. La difesa spazza via il pallone. Garis. Avanza sulla tre quarti. Risultato di parità, si affidano al giro palla per superare la difesa avversaria. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Bel passaggio. Intervento così così, palla ancora pericolosa. Può essere il gol del vantaggio. Allontana il difensore su questo tiro. Tenta il volo. Ferma un altro tiro. Passa al centro. Attento qui il difensore che allontana. Che classe questo giocatore! Grande classe, direi. Garis riconquista il pallone in maniera efficace. Situazione di perfetta parità, risultato che se confermato gli impedirebbe di centrare l'obiettivo promozione al termine di questi 90 minuti. Devono prendersi 3 punti se vogliono salire di categoria. Immagino che il tecnico dirà ai suoi di attaccare con maggiore insistenza. Provare a sbloccare la gara e andare a caccia la vittoria che garantirebbe loro la promozione. Gran palla. Vuole il secondo palo qui. È un autogol incredibile in un momento terribile per la squadra. Non c'è mai un buon momento per segnare un autogol. Questo, se possibile, è ancora peggio. 5 minuti al fischio finale con un gol che divide le due squadre. Match che sta per finire, un'altra occasione per acciuffare il pari. Hernandez. Derdiok. Allontanano il pericolo. C'è campo per andare, attenzione. Riesco a malapena a sentire la mia voce perché il pubblico di casa sa che questa può essere la svolta della gara. E la quantità di decibel è cresciuta a dismisura. Stanno letteralmente trascinando la loro squadra verso il gol, che cambierebbe il risultato. Hernandez. Può crossare da lì.
Termina il match e la stagione per loro si chiude nel peggiore dei modi. Serviva un risultato positivo per conquistare la promozione e invece è arrivata una sconfitta con relativi rimpianti. Fallire la promozione.